Salve ragazzi, benvenuti sul canale Opinione di Luzio. Oggi siamo il 27 ottobre, ore 9:55. Riporto la notizia di Montezemolo. Caro Montezemolo, mi stai veramente un po' sulle palle, perché oggi il TG1 ha fatto vedere la Ferrari con il muso il disegno della bandiera della Marina Militare. Io non so quel buon vento ti ha portato questo bel consiglio. Naturalmente il TG1 ti ha un po' assecondato, diciamo, sul fatto della tua idea che vuoi portare un buon auspicio all'esito del processo dei Marò in India. Gli indiani hanno visto come forma di una provocazione per far sì che fai leva emotiva sugli indiani e quindi la massa sia pro Marò, la massa indiana. Io la vedo con un'altra lettura, magari interagendo con altre persone, che non è solo quello, diciamo, anzi può essere pure magari, ma io penso che nella sua mente illuminata da uomo d'affari, da uomo di mercato, che ha visto che l'opinione della gente in Italia sul quanto riguardava l'arresto di Marò, c'è stata una grande sollevazione di massa qui nel nostro territorio italiano di difendere i Marò dal linciaggio mediatico in India da parte delle forze dell'ordine, da parte del tribunale e di quant'altro, che sono stati ammazzati due poveri persone inermi, che erano due pescatori e basta, due pescatori occasionali che si trovavano nelle vicinanze di una nave dove c'erano questi Marò, insomma, che loro non hanno esitato più di tanto e l'hanno ucciso. Poi dopo, se è vero o non è vero, spetterà il tribunale indiano decidere sulla colpevolezza e sul grado di colpevolezza, se esiste o non esiste. Però vedo da parte di Montezemolo una strumentalizzazione di creare sempre una forza sul marchio Ferrari per quanto riguarda una leva della gente di guardare magari il Gran Premio o di notare che la Ferrari è filo simpatizzante alle cause di patriottismo italiano, che logicamente, sai, soprattutto oggi come oggi, logicamente questo patriottismo è ben presente in tutti gli italiani, insomma, questo senso di voler amare molto il proprio paese, e questo amore del paese logicamente lui l'ha veicolato attraverso la sua macchina, che è la sua number one di macchina, la Ferrari, che gareggia sul Gran Premio di Formula 1 ad Abu Dhabi. Logicamente non si è fatto mancare questa occasione per mettere una stelletta in più sulla sua macchina, che comunque sia è una macchina di lusso tra le più vendute nel mondo, e quindi per rimanere tale si cerca di accaparrare sempre di più anche il mercato italiano nel crescere, nel fidelizzarsi col marchio Ferrari. Tutto qui, insomma. E poi l'opinione, diciamo, del presidente della FIA, logicamente io mi trovo di comune accordo, cioè non è giusto politicizzare il mondo dello sport. Lo sport è apolitico. Però se vedete i miei video vecchi, quelli i primi, quando vi ho raccontato di Schwarz, di Pistorius e di quant'altro, vi ho fatto vedere che comunque sia l'economia è sempre connessa al mondo dello sport. La Ferrari non sta lì per caso a gareggiare perché vuole fare per un fatto di agonismo sportivo, ma ci sta anche lì per un discorso di merchandising, di marketing, di creare un marchio forte di una macchina di lusso che sia sempre la più venduta nel mondo. Quindi non è che c'è solo il fatto della sportività, della gara di sport, insomma, ragazzi. Apriamoci bene l'orecchio. Comunque siamo sempre a Senigallia, cercate su Google Maps, è la città che preferisco. Arrivederci.